Buongiorno a tutti, sono Pasquale Esposito, ambassador di Simrad e Mercury. Sono lieto di presentarvi il mio nuovo gommone da pesca. Si tratta di un Nova Jolly Deep Sea Fish 700 armato con un Mercury Verado V8 300 cavalli e come motore ausiliario bicilindrico 20 cavalli con trim e accensione elettrica. Il gommone, oltre che da due fuoribordo Mercury, anche da un motore elettrico di prua X65 di Motor Guide. Iniziamo con il dashboard, composto da due Simrad NSS 12 Evo 3. Sono strumenti al top delle prestazioni che oggi offre il mercato. Su questi display sono connessi tutti i dispositivi di bordo. Il gommone dispone di un pilota automatico NAC2 con centralina NAC2 connesso al display e ha un suo pannellino di governo che è la P44. Abbiamo un radar, un Halo 24. La cosa più importante che abbiamo è la domotica di bordo. Abbiamo un pannellino di controllo di tutte le utenze elettriche che vengono trasformate in elettroniche dai sistemi Naviop, tutti quelli che sono i comandi di utenza elettrica che troviamo sulla switch bar. Tutto ciò che vedete sulla barra switch è riproposto sul display. Il secondo display è utilizzato, diciamo nel mio caso, che sono un pescatore, soprattutto per le funzioni ecoscandaglio. Il gommone dispone di un modulo ecoscandaglio esterno Simrad S5100 da 3 kW collegato a una sonda B275LHW. Il gommone viene utilizzato principalmente per due tecniche di pesca, che sono il volantino di profondità, che si pratica soprattutto in primavera, e poi la traina d'altura, che è, diciamo, un po' la regina di tutte le pesche, le tecniche di pesca dalla banca. Venite con me, vi porto a vedere l'impianto come è composto. Mostro il cuore di questo Nova Jolly Deep Sea Fish 700. Come potete vedere è un impianto molto grande, molto complesso, composto di tutta una serie di dispositivi che possono sembrare separati all'inizio, cioè a una prima vista, ma poi vedremo che sono tutti connessi. Dispone di una rete, di due reti separate, che è una rete NMEA 2000 e una rete Ethernet, che collegano tutte le attrezzature, tutti gli strumenti tra di loro. Quello grande in basso, diciamo a destra, possiamo vedere il modulo ecoscandaglio, l'S5100, con tutte le sue connessioni, ovviamente particolarmente importanti, soprattutto a grosse profondità o a grosse velocità. Subito sopra vediamo il modulo, la centralina del pilota, la NAC2, altro cuore pulsante del battello, quella che ci dà il governo, ossia il dispositivo che ci permette di navigare in tutta sicurezza allontano dalla costa e a grosse velocità. Qua abbiamo il NEP2, che è un modulo hub che a cui vengono connesse tutte le linee Ethernet e poi vengono ritrasmesse agli strumenti di controllo, gli NSS che abbiamo visto sopra. Sulla destra abbiamo i due moduli Naviop Pigon, che sono i convertitori delle utenze elettriche in elettroniche, quindi praticamente questo è il cuore della domotica, la domotica di bordo, che viene gestita dall'OPBOX, che è un modulo di conversione dove noi possiamo caricare in tutta autonomia tutti i nostri programmi, insomma tutte le variazioni che vogliamo fare all'impianto domotico. Inoltre in questo vano, gli accumulatori elettrici, le batterie del motore elettrico, del motor guide che abbiamo a prua e vedremo tra poco, e l'impianto di amplificazione dell'impianto audio che ci ha fornito la Hertz. Il mio più grande compagno di pesca, l'X65 di Motor Guide. È un motore elettrico di prua specifico, è un modello da 36 volt con un palo, un'estensione di 72 pollici. Funge da ancora, mi permette di fare volantino profondità senza avere problemi di scarroccio o di ancoraggio, mi permette di trainare in acqua bassa, silenziosità e nel rispetto totale dell'ambiente marino. È collegato alla barca tramite una rete NMEA 2000 che riporta tutti i dati di comunicazione e di comando sull'elettronica Simrad e Lowrance che ho a bordo. Altro importantissimo elemento del mio impianto elettronico è il Lowrance HDS Live. Connesso in rete con l'impianto Simrad, è importantissimo perché ha la funzione chiamata Genesis Live, ossia la possibilità di crearci le nostre mappe utilizzando come dato il dato del nostro ecoscandaglio. Sulla nostra pagina cartografia, in maniera fedelissima, le batimetriche e la morfologia del fondale.